abbiamo la parola per il comizio conclusivo al partigiano combattente del Fronte della Gioventù per l'Indipendenza Nazionale, la formazione giovanile della Resistenza. Nome di battaglia Alessio, al comandante Aldo Tortorella. Grazie, grazie mille. Dunque, vi devo dire che avevo preparato un bel discorso, mi pareva che era un bel discorso, ma diciamo ha provveduto per fortuna il caldo a risparmiarvelo, nel senso che ho dovuto togliere la giacca e ho perso il discorso. E quindi per vostra fortuna non vi farò la punizione di perdere tutto quel tempo in cui che sarebbe stato necessario. Semplicemente richiamerò le cose giustissime che sono state qui dette, innanzitutto a De Santis, perché questo 25 aprile è diverso da tutti gli altri che abbiamo celebrato. Quello che è successo in questo 25 aprile nel governo della Repubblica non è un incidente, è qualcosa che non era mai accaduto nella storia repubblicana. Metà del governo ha voluto disertare le manifestazioni partigiane e il capo di questa metà del governo ha detto che andavano disertate perché esse assomiglierebbero a una partita di calcio tra le squadre di tifosi, i tifosi del fascismo e i tifosi dell'antifascismo. Allora, questo non è soltanto la prova di una ignoranza sesquipedale, diciamo. Questa è la prova di una malafede, perché mettere sullo stesso piano i fascisti e gli antifascisti vuol dire mettere sullo stesso piano i carnefici e le vittime. Noi siamo qua a pochi passi dalla tomba di Antonio Gramsci, assassinato, un uomo malato, tenuto in galera, come era stato assassinato violentemente Matteotti, come è stato assassinato Don Minzoni, come è stato assassinato i fratelli Rosselli, liberali, quindi democratici, cattolici, comunisti, socialisti. Questo è stato il fascismo, questo farabutto che mette sullo stesso piano, dunque. E però non solo, ce ne sono altri, ma egli è ministro della Repubblica Italiana fondata sulla Costituzione, fondata sulla resistenza, in cui si stabilisce in questa Costituzione che ogni manifestazione di esaltazione del passato regime deve essere punita, e dire che il fascismo è uguale all'antifascismo è un reato. Non è un'opinione, è un reato. Ora però, care compagne e cari compagni che avete avuto l'eroismo di rimanere fino a questo punto della nostra manifestazione, noi ci dobbiamo chiedere come ha potuto accadere che salisse al governo del paese una tale posizione politica, e come sia possibile
che in questa posizione politica, come ha ricordato De Santis, addirittura gli ha detto di laghi. Perché questo succede? Qui c'è un'autocritica da fare, che riguarda anche noi vecchi. Noi che siamo orgogliosi, voi avete ricevuto i partigiani di Genova, i partigiani di Roma hanno ricevuto la medaglia d'oro, finalmente. È un grande onore. E quella medaglia d'oro è data non solo ai partigiani, ma a tutti i patrioti e a tutto il popolo romano per la sua resistenza. Però quando abbiamo vinto il fascismo, noi abbiamo pensato di avercela fatta una volta per tutte. Noi abbiamo trascurato di ricordare a noi stessi, al popolo, che ci sono sentimenti che vengono da lontano. Il razzismo non è una cosa che nasce in questo momento, è depositato da secoli. Pensate alla lotta contro gli ebrei, erano il popolo dei Sida, così si diceva, è così che nasce il razzismo antisemita, nei secoli. Pensate al razzismo contro i neri, essi per secoli sono stati giudicati, forse mi date un po' d'acqua, scusatemi, la vecchiezza, ecco, per secoli, grazie, che facciamo, andiamo all'antica, per secoli sono stati giudicati, diciamo la parola, i nostri schiavi, e nella schiavitù, nella felice Inghilterra, è stata abolita soltanto alla metà del secolo 800, come negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti c'è voluto una guerra civile per affermare l'eguaglianza di tutti, non di tutte le razze. Le razze, come ha spiegato la scienza, non esistono. Siamo tutti fatti uguali. Il sangue dappertutto è rosso. Come le mie idee, che sapete, vero? Va bene. Non esistono le razze, esiste un diverso colore della pelle, ma questo diverso colore della pelle non fa di qualcuno il dominante e di quell'altro il dominato. Questo è il fascismo e il nazismo. Gli aviani erano superiori a tutti gli altri e noi andavamo a conquistare la Abissinia a forza di gas asfissianti, perché sennò perdevamo la guerra. I fascisti avrebbero perso. Ma con i gas asfissianti, hanno visto, andavamo in Abissinia per portare la civiltà. La chiesa copta abissina è molto più antica della chiesa cattolica romana. La chiesa cristiana copta abissina, altro che portare la civiltà. Portavamo la civiltà agli abissini e ne abbiamo fatto i nostri addetti, i nostri servitori. Dunque vedete com'è lontana l'origine di questi mali. Non dovevamo dimenticare che c'è al fondo della consapevolezza comune queste cose ancestrali che vengono, ma ho detto semplicemente due di queste cose, ma pensate, il maschilismo, l'idea che la donna è proprietà dell'uomo che l'ha sposata, il patriarcato che abbiamo tolto dalla legge,
facendo eguaglianza tra i genitori, ma che rimane profondo. Una volta uno che mi portava, perché non posso più guidare, e allora uno mi ha, era un lavoratore, un guidatore di taxi, mi ha detto: tutto è incominciato, questi guai del nostro paese, da che hanno incominciato a prendere in giro le casalinghe, le madri di famiglie, e c'è stata questa emancipazione, addirittura si parla della liberazione. Da che cosa? Mi chiedeva questo ingenuo lavoratore dell'automobile. Ecco, ebbene, queste cose sono profonde. E il nostro dovere di smantellarle non deve mai dimenticare che esse ci sono. Guai a noi se noi non fossimo capaci di parlare a questi ragazzi che si dicono fascisti, o anche a quegli uomini e donne delle borgate. Anzi, tutti i guai sono incominciati non come pensava quello, perché c'è stata l'emancipazione difficile e la liberazione, che ancora non esiste, della donna, ma sono incominciati perché tante forze democratiche, mentre veniva avanti l'ondata reazionaria che specula su quegli antichi sentimenti, una parte delle forze democratiche, e che si dicono anche derivate dal popolo, cioè di sinistra, perché la parola sinistra vuol dire questo, qualcuno che si oppone all'ordine delle cose esistenti, bene, qualcuno si è dimenticato di quello che succedeva nelle borgate, di stare nelle borgate, di stare col popolo, di lavorare col popolo, di sentire i suoi sentimenti. Non è razzista chiunque. E questo è il problema, ed è questo il dovere nostro. L'AMPI, ecco perché sono stato contento di essere qua. Io sono un abusivo, vero? Perché io non sono come i compagni qui partigiani, sono vecchio come loro, ma la mia resistenza è stata a Milano e poi nel carcere e poi a Genova. La liberazione di Genova è stata un giorno prima, è l'unica città dove i tedeschi si sono arresi ai partigiani, perché avevano paura, perché parliamo di lì era dura la vita. Ecco, bene, sono Pino Abusivo, sono uno di un'altra, di altre regioni, a parte che sono di Napoli, poi, quindi forse questo è un titolo per stare in mezzo ai romani, ma ho combattuto in altre regioni. Fondavamo il Fronte della Gioventù e fondavamo questo Fronte della Gioventù, unica organizzazione che, siccome doveva reclutare i ragazzi al massimo fino ai 18 anni, per volontà comune doveva essere un'organizzazione senza armi. Dopodiché, naturalmente, i ragazzi hanno detto: che cosa ci stiamo a fare, e sono nate le brigate armate del Fronte della Gioventù a Torino, a Milano, a Genova, eccetera. Ma perché facemmo questo Fronte della Gioventù? I ragazzi erano fascisti, sapevano soltanto quello che gli avevano insegnato a scuola i fascisti, ma bisognava parlare con loro, discutere con loro, reclutarli. Ora questi giovani gli hanno imbottito la testa con delle stupidaggini, gli hanno imbottito la testa con idee come questa, che l'Italia è stata sempre governata dalle sinistre e che l'Italia è umiliata dalle altre nazioni perché la democrazia è imbelle. L'Italia soffre, vende tutto all'estero,
perché i parlamenti italiani prima di questo avevano parlamenti imbelli, corrotti, tutti corrotti, come tutti corrotti. E giustamente un parlamentare ha querelato chi ha detto questa cosa, perché avevamo tra le nostre fila, parlo di un partito democratico, un deputato che era così povero che non si poteva pagare manco la più misera pensione, e siccome c'era era di Torino, c'era il treno gratuito, andava avanti e indietro da Torino sul treno per dormire sul treno. Questa era la situazione di parlamentari non solo di un partito ma anche di tanti altri partiti. Dunque sono imbottiti di queste idee, e guai a noi se noi, quando vi incontrassimo per strada, certo se levano le mani, se levano le mani bisogna difendersi, non bisogna stare attenti, ma se vogliono discutere, se sono in grado di discutere, bisogna spiegare, bisogna ragionare. Perché bisogna farlo? Perché in quella dimenticanza delle periferie c'è stata anche la dimenticanza di quelli più colpiti nelle periferie, che sono stati i giovani, perché il lavoro non c'è, e in maggioranza il lavoro giovanile è lavoro precario, senza prospettive, senza futuro, senza sicurezza, senza la possibilità. E allora un giovane cosa, contro chi deve protestare? Protesta contro chi sta in alto. Ed ecco che nasce questa cosa che chiamano il populismo, ma la parola è sbagliata. Ci sono populismi di tanti generi, chiamavano populisti anche i socialisti una volta, anche i comunisti. Ci sono i populisti che credono di voler far bene ai lavoratori in modo sbagliato magari, e ci sono quegli altri che invece mirano, come abbiamo visto, al cambiamento di regime, alla soppressione della democrazia parlamentare. Il Parlamento, si diceva, è una brutta bestia, certo, ma se si toglie il Parlamento si toglie l'unica possibilità del popolo di contare, di votare, di farsi conoscere. Quello che è accaduto in Italia è una manifestazione che a me personalmente non piace, ma è una manifestazione di protesta anche. Grazie. Ho finito comunque. E quindi dobbiamo intervenire con le opere concrete, lottare contro il precariato insieme con le grandi organizzazioni sindacali, e nel nostro cuore c'è la CGIL che ha rinnovato anche. È vero, lottare per dare un lavoro, per dare una prospettiva di vita. Ma ecco il lavoro anche dell'ANPI, lottare per dare delle idealità concrete, l'idealità della giustizia sociale, l'idealità dell'eguaglianza tra gli uomini, l'ideale della fraternità tra i popoli, senza la quale non ci può essere pace. E tanti di questi ragazzi verranno presi per mano e portati chissà dove, come successe con i ragazzi del fascismo. Bisogna educare e ricordare gli ideali della pace, dell'uguaglianza, della giustizia sociale, altrimenti accade che se la prendono con la democrazia in quanto tale. Ecco dunque qual è il nostro compito, il nostro dovere. Essere, voi che siete qui e tutti gli altri che se ne sono andati, essere dei, come si diceva in gergo religioso, dei missionari, voi dell'ANPI, noi tutti dell'ANPI, noi vecchi partigiani,
abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, vero? Qualche cosa di buono e forse anche qualche rove. E guai ai vecchi che pensano che hanno fatto solo tutto bene. No, non è così, non è così. Anche noi vecchi abbiamo fatto tanti errori. Ma adesso tocca a voi, ai più giovani che sono qua e a coloro che sono ancora in età giovanile, di portare avanti questa bandiera. Mattarella, poverino Presidente della Repubblica, ha detto giusto, è stato il secondo risorgimento. Ma perché è stato il secondo risorgimento? Perché il primo risorgimento era fatto dalle classi colte, era fatto dalla borghesia e anche da certi settori della cosiddetta nobiltà, chissà se fosse i nobili, forse spesso in quei nobili lì, non lo so, ma insomma. Cavour, Conte, vero o non è vero? De Amicis, eccetera, socialista però, era un uomo di cultura. Il primo risorgimento viene fatto dalle classi superiori. Il secondo risorgimento, se voi guardate gli elenchi degli arrestati dal fascismo, dei condannati al carcere, certo, c'era Antonio Gramsci, c'erano i nostri dirigenti supremi, c'erano Alessandro Pertini, c'erano i dirigenti dei partiti socialisti, comunisti, antifascisti, eccetera, ma la maggioranza erano operai, contadini, braccianti, e la maggioranza dei caduti, e la maggioranza di coloro che hanno fatto le formazioni partigiane. Ecco cos'è stata la resistenza. E dunque ricordiamolo con Mattarella, col nostro presidente, memore della necessità dell'antifascismo e difensore della Costituzione. Ricordiamolo, il secondo risorgimento, ma non solo perché è stato fatto da classi diverse da quello del primo, ma anche e soprattutto perché questo secondo risorgimento si è battuto certo per la libertà soffocata dai fascisti, ma contemporaneamente si è battuto per la giustizia sociale, ed è questa causa che noi dobbiamo continuare a difendere. Quando vediamo, un giovane vede, un operaio vede, che se gli va bene prende un salario misero di 1.000, ma pensiamo che ne pigli anche uno di 2.000, è vero, e l'amministratore che fa fallire la società all'Italia va via con 40 milioni di euro di liquidazione, cosa deve pensare? È uno schifo. E allora però non basta l'invettiva, come ho fatto io adesso, non basta dire uno schifo, bisogna dire: noi vogliamo l'applicazione integrale della Costituzione, noi non abbiamo bisogno di andare lontano. La nostra Costituzione, odiata da tutte le borghesie del mondo, è una Costituzione che dice che ci sono tre tipi di proprietà: la proprietà personale, la proprietà sociale, la proprietà cooperativa. E anche la proprietà privata viene chiamata ad essere responsabile verso i destini della collettività a cui si riferisce. Dunque, giustizia sociale. Perciò abbiamo lottato allora, non ci siamo pienamente riusciti, ma qualcosa abbiamo fatto. La Costituzione, la Repubblica, la lotta per difendere la Costituzione e la Repubblica. Questo l'abbiamo fatto, ed è perché abbiamo difeso questo che anche quel signore lì, che ha voluto contrapporre mafia a resistenza, può essere ministro oggi, perché senza la democrazia non ci sarebbe stato neanche il suo partito. Qualcuno può dire: oh, ma abbiamo fatto un guaio allora con questa democrazia. No, abbiamo fatto bene, e dobbiamo fare bene a difenderla, la nostra democrazia costituzionale, perché è l'unico modo dove queste elezioni libere sono state soppresse. Ricordiamolo anche a quella nostra sindaca che tanto ha parlato
penso che si sia la veduta della democrazia di vetta del web. No, il web è una cosa importantissima e può essere una, ma quando sarà innanzitutto di tutti e non di una parte soltanto, e quando sarà controllato socialmente, non da una parte soltanto, allora si potrà parlare della democrazia nel web e si potranno inventare anche buone forme di democrazia. Ma per intanto ricordiamoci che dove è stata soppressa la democrazia rappresentativa in nome della democrazia diretta, è finita la democrazia diretta insieme, prima o poi, insieme con la democrazia rappresentativa. Quindi battiamoci, facciamo quest'opera di missione in casa, ricordiamo che il sacrificio che avete fatto di star qui anche a sentir me valeva forse la pena, se pensiamo alla resistenza, come voi dite nelle grida, come una cosa che continua, come una cosa che si fa innanzitutto lottando per la libertà di tutti e per la giustizia sociale. Grazie. Grazie Aldo, davvero commovente e giustamente conclusiva orazione. Salutiamo anche gli altri partigiani presenti che non hanno voluto prendere la parola: Rodolfo Lai, Mario Di Maio, Mario Fiorentini, che dall'alto dei 601 anni era stanco, si è allontanato, e lo festeggeremo questo pomeriggio. Adesso